Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Legolas90, e vi do il benvenuto quest'oggi sul circuito canadese per una nuova puntata di Asfalto Bollente, una puntata dove anche i sogni prenderanno vita e si riusciranno a realizzare. Questo perché? Perché come avete visto, Massa in pole position, mio... mamma mia! Una cosa che non si vede da nessuna parte, solamente su Jimba Network riuscite a trovarvi Massa in pole position e forse Massa che vince un GP. Ma questo lo scopriremo alla fine di questa puntata. E... forse è una puntata più dedicata agli appassionati di Formula 1, coloro che seguono attivamente la Formula 1. Per questo motivo, per non far diciamo, sentire spaesato nessuno, facciamo una piccola premessa, parliamo un attimo di Massa. Massa chi è? Massa è la seconda guida della Ferrari e diciamo che ha avuto un campionato molto deludente l'anno passato e quest'anno si sta confermando un pilota molto discreto. Forse si potrebbe imputare tutto all'incidente che ebbe due anni fa, sì, forse due anni fa, ma insomma, quello può sì aver influenzato, ma personalmente io reputo Massa un pilota abbastanza discreto, perché a parità di condizioni, a parità di macchina, stranamente Alonso riesce a fare dei grandi risultati. Questo perché? Perché per quanto la Ferrari quest'anno insomma non disponga di una delle migliori vetture, visto che la concorrenza ha delle vetture migliori, anche un po' al limite del regolamento, ma non parliamo di queste cose. Alonso riesce sempre a preparare la propria macchina in maniera ottimale, soprattutto per il suo stile di guida, e riesce a avere disputare delle grandi gare. Massa no, perché? Perché forse non è esattamente un pilota così abile, ma soprattutto io penso nella preparazione della vettura, perché per carità tutti quei piloti che girano lì hanno davvero delle grandi capacità, ma obiettivamente Massa, cioè... chiamiamolo Pippo Massa. Io ogni volta che guardo un GP, magari non posso seguirlo perché devo studiare, scendo ogni tanto, chiedo a mio padre: com'è Pippo Massa? E lui ogni volta mi deve dare una triste notizia del genere: o ha distrutto la macchina, perché l'incidente ormai per Massa è all'ordine del giorno, oppure nella migliore delle ipotesi in 12ª posizione. E sì, adesso parlo male di Massa perché ho visto che effettivamente anche voi la pensate così. Leggendo i commenti precedenti vedevo gente che diceva: oh my god, Massa in quarta posizione, com'è possibile? Questo è proprio un videogioco. Sì ragazzi, questo è un videogioco, questo è Formula 1 2011, può succedere qualsiasi cosa. E soprattutto qua su Jimba Network, come vi ho detto, si possono avverare i sogni. Vedremo finalmente Massa concludere un GP davanti a tutti. Cioè, ditemi dove può succedere una cosa così. Cioè, nella realtà non può succedere, solamente qua. Cioè, io vedo l'esclusività, l'esclusiva di Massa davanti a tutti, un sogno per qualunque appassionato della Ferrari, che finalmente riesce a vedere la Ferrari di Massa davanti a tutti. E comunque devo dire che io personalmente su Massa ero sempre un po' scettico anche fin dall'inizio. Questo non lo dico perché adesso fa un po' cagare, ma perché già quando nel regolamento, per chi lo sa, per chi non lo sa, comunque lo dico, il regolamento è un po' cambiato negli anni, ogni volta muta, e qualche anno fa venne rimossa buona parte dell'elettronica, venne ridotta in modo tale anche ad esempio da rimuovere il traction control, ed ad esempio Massa era uno di quei piloti che non era molto a favore di tutto ciò, forse perché ci vuole più manico a guidare una macchina senza traction control. Beh, questa la penso così, poi è una mia opinione, non voglio già infamare nessuno, però fatemi sapere un po' anche voi come la pensate su questo pilota della Ferrari. Io speravo che questa stagione lo potessero sostituire, ma penso che non l'abbiano cambiato, non tanto perché gli abbiano dato fiducia, ma per il semplice fatto che devono trovare un'altra guida che non era al momento disponibile. Un sogno per me sarebbe stato vedere Kubica, purtroppo Kubica non potrà, chissà quando potrà tornare sulle piste. Un grande pilota che mi piace un sacco è Rosberg è un gran pilota. Adesso fatemi sapere voi nei commenti qual è il pilota che vi piacerebbe trovare alla guida della Ferrari. Si parla forse di Perez, ma insomma, qual è il pilota che voi vorreste vedere affiancato a Fernando Alonso sulla Ferrari? Insomma, voglio sapere un po' da voi appassionati di Formula 1 che ne dite. Non mi dite Hamilton, che vi vengo a tirare una testata. Io Hamilton non lo sopporto, cioè è uno sbruffone terribile, ma boh, questo forse lo vedo io così. E finalmente ragazzi, qua dovete iniziare a esaltarvi. Massa in pole position, Massa che esulta, Massa sulla vettura, Massa che trionfa, solamente qua su Jimba Network che i sogni prendono realtà. Scusatemi, sono a bassa. Ma comunque, torniamo un attimo seri per queste ultime fasi di questo video. Ecco qua vedete il mio tempo di 1 minuto 10 secondi 0,81 su questo tracciato. Fatemi sapere se per caso riuscirete a batterlo. E non è stato disputato in questa gara, ma in un'altra occasione, in una prova tempo, come vedete. Comunque, lasciatemi un commento, fatemi sapere la vostra opinione. Se avete apprezzato anche il video, perché no, lasciate un bel voto. E ci si sente alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.